Perché ho fatto una cosa per non farlo sparare. Provo un po' a parlare. Eccoci, facciamo un'altra prova. Scusate, agli amici che sono qui in chiesa perché stiamo vedendo se riusciamo a trasmetterlo su Facebook, perché ci è stato chiesto, le prime due volte abbiamo fatto un po' un pasticcio, nel senso che non siamo riusciti così. Chiedi un po' come si sente. Ecco, come si sente? Diteci come si sente, per favore, se si sente bene. Tra l'altro, Gaspare, se riuscite a fare come l'avevi messo all'inizio, così almeno si vede anche un po' lo chi è a casa. Poi mandiamo comunque la presentazione in PowerPoint. Mi dite se si sente meglio o c'è troppo fruscio ancora e troppo ancora disturbato. Si sente meglio così? Quelli che stanno guardando, si sente bene, dice, da Perché siamo vedere. vicino alla casa. Ok, oh, Tutto quindi a sa che ce posto. l'abbiamo fatta. Siamo pronti. Abbiamo trovato scusate, ok, quindi stoppo pure, tra qualche minuto cominciamo. Vabbè, uno lascia acceso un po' di riso. Sì. Aspettiamo. No, lasciamo acceso. Lasciamo in Se diretta, no la gente va bene? si sta. Ancora buonasera, aspettiamo qualche minuto e poi iniziamo.
Bene, buonasera a tutti. Questa sera dovremmo riuscire anche ad avere, cerco di parlare con la voce più alta possibile, dovremmo riuscire anche ad aver dato l'occasione a chi non può essere presente, ci segue da casa su Facebook e poi dopo rimarrà il video anche per volerlo riascoltare come qualcuno ha chiesto. Quindi tra poco, anzi, iniziamo, come abbiamo detto, puntuale, cos'è le 9? Benvenuti, bentornati, complimenti di essere qui nonostante la dura giornata di lavoro, di studio, per chi di voi lavorasse, studiasse, e questa è un'occasione in cui però vogliamo rigenerarci grazie all'ascolto della parola. E stasera abbiamo la terza puntata, perché leggiamo in tutte queste serate il Vangelo di Marco in maniera continuativa per tutto l'anno e quindi facciamo il terzo passo. Stasera il capitolo sempre 1, i versetti dal 21 al 45. Come sempre i brani che ascoltiamo, che leggiamo insieme sono molto corposi, però ovviamente l'occasione che abbiamo di usare questi minuti proprio per mettere in evidenza alcuni aspetti che ci possono aiutare nel nostro cammino, nella nostra vita e anche però darci un metodo di ascolto e di lettura. Quindi ogni volta, come ha fatto anche Gaspare la volta scorsa, diamo anche delle indicazioni per come poi dopo vivere una lettura personale. Questa è una lettura comunitaria, ma poi dopo c'è anche nella celebrazione della messa la domenica, anche qualcuno di voi quotidianamente, ma poi è importante anche un ascolto personale, che non è mai solo personale, perché è sempre insieme a tutta la Chiesa e a tutta la storia, la tradizione della Chiesa. E ovviamente, come ci ha fatto sottolineare molto bene Gaspare la volta scorsa, guidati dallo Spirito Santo, che quindi invochiamo adesso all'inizio di questo incontro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, invochiamo lo Spirito Santo perché apra le nostre orecchie, la nostra mente e il nostro cuore all'ascolto della sua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Affidiamo questo ascolto anche alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ci sediamo. La nostra preghiera continua e si apre con un salmo e faremo in questo modo la parte ignaretto la reciterete tutti, la parte invece, quella la prima parte, quella appunto nel carattere normale, sarà letta da un solista. I salmi che introducono sempre questi incontri sono poi in parte legati a quello che ascolteremo nel Vangelo. Se posso chiedere a qualcuno che se la sente di leggere, una voce femminile. Grazie. Claudio, grazie. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate io al Signore, possibile, e la sua santità ci ha guardato il mio cuore. E la sua opera è la più santa, la sua volontà è tutta la vita. Detto, nella mia sicurezza mai potrò vacillare. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto è nascosto e lo spavento mi ha preso. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto.
E allora ci mettiamo in ascolto della parola. Io farei così, tutto il testo è lungo, quindi leggerei un passo alla volta, secondo questa suddivisione che abbiamo pensato, e poi lo commentiamo di volta in volta. Chiedo a Gaspare di leggere il Vangelo. Giunsero a Cafarno e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente: taci, esci da me. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Dicevamo all'inizio che stiamo anche cercando di imparare un metodo, un modo che possiamo fare, lo so che poi questo prevede del tempo, ma appunto vale la pena, non si riesce tutti i giorni, ma una volta a settimana, una volta al mese, magari quando ci mettiamo in ascolto di un brano, di un Vangelo, starci proprio sopra, vedete, qui abbiamo messo colori diversi, l'abbiamo strutturato, ho sottolineato delle parole. Questo è un modo per visualizzarlo anche, vederlo bene, perché vedete che c'è un colore blu all'inizio e alla fine, perché questi due momenti, sì, perché i narratori spesso scrivono qui, si richiamano, c'è una parte che, almeno secondo me, per come l'ho letto io, è centrale, e c'è un'altra parte, quella rossa, che ulteriormente si richiama. Ecco, questo è un modo per sempre di più entrare nel testo. Secondo la tradizione monastica, quello che ci hanno insegnato tanti maestri, scusate se io un po' per devozione faccio spesso riferimento al Cardinal Martini, il momento della lezione, no? Sapete che ci sono diversi momenti, no? La lezione che vuol dire che cosa dice il testo, è molto importante, cioè bisogna stare molto sul testo. La parte dopo, la meditazione, che cosa dice me al testo, sarà feconda se c'è questo momento forte bene all'inizio. Allora usiamo tutti i metodi, l'altra volta abbiamo visto le citazioni dell'Antico Testamento che sono a fianco, che comunque hanno riferimento, allora le vado a vedere, vedete che ci vuole tempo per fare questo. Usiamo i colori, usiamo appunto la strutturazione, riscriviamo, no? Questo ci aiuta a fare bene questa parte, quindi la lezio, che cosa dice il testo, la meditazio, che cosa dice a me il testo, è feconda se io faccio bene questa prima parte. Poi c'è l'orazio, la preghiera, cioè allora la parola che mi ha parlato diventa poi la mia preghiera, diventano le mie parole. E anche la contemplazio, contemplare vuol dire vedere, cioè vedere, cambiare lo sguardo, cioè questa parola mi plasma e mi cambia il modo di vedere, mi cambia lo sguardo, me lo avvicina a quello di Gesù, al Signore. Quindi scusate se mi fermo anche un po', se ci fermiamo anche un po' sul metodo, perché questa vuole essere anche un po' un'occasione per aiutarci un po', per crescere anche nell'imparare a stare sulla scrittura, ad ascoltare la parola. E io poi ho messo anche dei piccoli titolini, e il primo titolino è Liberaci dal male, perché appunto qui che cosa succede? Che il Vangelo di Marco, dopo che l'altra volta Gaspare ha letto con noi il momento in cui Gesù
Gesù dà il suo primo annuncio, dice le prime parole, annuncia il regno, chiama i primi quattro discepoli, poi vedremo, non, questa, non la prossima volta, ma quella dopo ancora, con il grande maestro Paolo Curtaz, che chiamerà il quinto, che è Levi, che è Matteo, ma all'inizio Gesù non ha 12 discepoli, ne ha solo 4 e poi 5 con Matteo, perché ogni maestro aveva solo 5 discepoli e Gesù, che è tutto tranne, come dice qualcuno, secondo me in maniera corretta, non era per niente un rivoluzionario. Gesù faceva quello che su tante cose facevano tutti, era un maestro con 5 discepoli. Vedremo poi nel nostro, nella nostra serie televisiva del Vangelo di Marco come mai Gesù fa questo passaggio, passa da 5 a 12. Ma adesso è troppo presto, niente spoiler, come dicono i ragazzi quando si raccontano le serie televisive. E qui, subito qui, dopo la chiamata dei discepoli, Marco ci presenta una giornata tipica di Gesù, una giornata messianica. Lui è il Messia. Vi ricordate che all'inizio Marco subito ci dà il titolo Gesù Cristo figlio di Dio, e non lo si dirà più fino alla fine. E durante questo percorso narrativo del Vangelo di Marco cercheremo, il Vangelo ci mostra in che senso Gesù è figlio di Dio. In realtà Gesù stesso lo capirà e cercherà di capirlo, perché Gesù non è che, come si dice, è in maniera impropria ma efficace, è nato imparato. Gesù anche lui ha dovuto fare la fatica che facciamo noi di capire chi fosse, chi era, qual era. Lui ha avuto la vocazione, dicevamo la prima volta nel battesimo, tu sei il figlio, figlio, padre, servo. Tutta la sua vita sarà scoprire in che senso lui era figlio e servo del padre. E questa è la giornata di questo Messia, giornata tipica, dove a Cafarnao, che sappiamo dov'è, è altra cosa importantissima. Quando si legge un Vangelo, anche se magari sappiamo tutto, perché siamo stati in Terra Santa, dovremmo anche guardare la geografia. La geografia è molto importante. Gesù si è incarnato, è stato in un luogo, è stato in un contesto molto preciso, ed è importante capire dove si trovava, come si trovava. Quando io, per esempio, accompagno amici e amiche nella Terra Santa in pellegrinaggio, non si legge solo la parola, ma si legge la parola nella terra. Ed è interessante perché anche la terra parla. Cafarnao è sul lago di Tiberiade, cosiddetto, ed era su quella che veniva chiamata la via Maris, la via del mare, perché la Galilea, quindi Israele come fatto, a nord c'è la Galilea, al centro c'è la Samaria, lo faccio in maniera così, un po' grezza, e a sud della Giudea. La Galilea era a nord e dalla Galilea passava la via del mare. La via del mare era la via che collegava le due grandi superpotenze dell'epoca, i popoli della Mesopotamia a nord-est e il popolo dell'Egitto. Perché era importante la terra di Palestina e di Israele? Perché era una striscia che era passaggio obbligato per questi due grandi, è un po' come dire qualche anno fa Stati Uniti e Unione Sovietica, no? Le due grandi potenze. Israele era terra di passaggio, la via del mare portava dalla Mesopotamia all'Egitto. E Cafarno è questa città sul lago, e si passava di lì perché erano zone aride, e la Galilea era una delle poche zone fertili di tutta quell'area, quindi lì c'era l'acqua. Cafarnao è sulla via del mare. Perché è importante questa cosa? Vedete com'è importante la geografia? Perché Gesù, dove vive la sua giornata? Questa giornata non è solo una giornata, era la sua giornata tipica. Tutto il percorso storico, terreno di Gesù sarà un po' come questa giornata che adesso viene descritta e che oggi, questa sera, ascolteremo. Sta dove passa tanta gente, o meglio, dove passano tutti. Perché lì non c'erano solo i figli di Israele, gli ebrei, c'erano tutti, perché Gesù è il Gesù di tutti. Qua vedete che questa è una cosa molto importante, ma lo vedremo anche in queste serate. Quando si dice che Gesù ha presentato il Dio che è dalla parte dei poveri, è vero ma in parte, perché Gesù non è solo dalla parte dei poveri. Se leggi il Vangelo, più le volte che sta con i ricchi,
Gesù non sta né dalla parte dei poveri né dalla parte dei ricchi. Gesù sta dalla parte del Padre e il Padre sta dalla parte di tutti. Anche perché c'è tanta miseria anche nei ricchi. E certo che poi c'è un'attenzione ai poveri che nessuno considera, dalla parte di tutti, dalla parte del Padre, dalla parte di tutti. E questo Cafarnaum è importante per questo. Poi c'è un'altra suggestione bellissima. In una zona profondamente desertica, arida, la Galilea e soprattutto intorno al lago di Tiberiade con l'arco di Genezare, è una zona fertile, feconda. Se voi guardate dall'alto, se noi zoomassimo Israele col satellite dall'alto, vedremmo che c'è tutto deserto e c'è questa macchia verde. È interessante perché il lago di Genezare o di Tiberiade o lago di Galilea, vedete quanti nomi ha, ma il nome più antico è Kinneret. Io quando sono in Israele la ricordo sempre questo, che viene da Kinnor. Kinnor in ebraico è l'arpa. Se voi lo guardate dall'alto sembra un'arpa. Gesù, la prima cosa che fa a Cafarnaum sulla via Maris, dove passano tutti, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Cioè, questo è un luogo dove c'è un'arpa, l'arpa con un suono dolce, melodioso, in un contesto dolce perché c'è frutta, ci sono fiori, no? Sapete cosa vuol dire passare dal deserto a un oasi? Ecco, questo è il luogo dove Gesù suona la melodia dei suoi segni, la melodia della sua parola in questo contesto fresco, che ti fa sentire la primavera. Quindi, vedete come la terra parla. Noi siamo lì, se fossimo lì, non ascolteremmo solo il Vangelo, ascolteremmo il Vangelo in una terra che parla. Uno arriva lì dopo chilometri di deserto e trova che cosa? La dolce melodia della soave parola di Gesù. Giunsero a Cafarnaum subito. Gesù è entrato di sabato, quindi è un sabato, non è solo un giorno messianico, la giornata di Gesù, è un sabato, lo Shabbat è il giorno in cui tutto si ferma. O meglio, è una grande intuizione, anche qua vedrete, dovremmo stare ore e ore su ciascuna di queste cose per capire il valore pazzesco che il sabato ha avuto e ha, e ancora oggi, tant'è vero che anche noi cristiani che abbiamo la domenica, perché incontrano Gesù di sotto il giorno dopo il sabato, non abbiamo tralasciato il sabato. Il sabato rimane importante anche per noi cristiani, lo Shabbat. Infatti noi abbiamo sia sabato che domenica. Lo Shabbat è il giorno, il settimo giorno, il giorno che dà senso agli altri giorni. Tutta la nostra vita, tutti i giorni della nostra vita vanno verso questa giornata, questo sabato, abitato da Gesù che con la sua parola insegna che cosa? È interessante insegnare. Quindi se dopo volete segnarvi la giornata tipo di Gesù, prima cosa Gesù insegnava. Quello che stiamo cercando insieme di... la cosa sulla quale ci stiamo aiutando stasera, Gesù insegnava, punto, non dice che cosa insegnava. Quasi mai ci sono gli insegnamenti di Gesù. Interessante perché tanti dicono, io voglio seguire il Vangelo, ma sul Vangelo trovi veramente, soprattutto in quello di Marco, poche cose da imparare. È interessante questa cosa, ma ci torneremo. Insegnava punto. Insegnava... punto, forse vuol dire anche questo, che Gesù, vedremo, in realtà c'è poco insegnamento, perché in realtà quello che dice Gesù fondamentalmente era già stato detto nell'Antico Testamento, nelle scritture. Gesù, guardate che porta pochissime cose nuove. Non è vero, Gesù ha detto ama Dio e ama il prossimo. Primo, ama Dio con tutto il tuo cuore, Deuteronomio. Ama il prossimo come te stesso, Levitico 19. Qual è la novità di Gesù? La novità di Gesù è lui. È una persona. È il Dio fatto uomo. E la Torah, Gesù non fa nient'altro che ribadire la Torah. La novità di Gesù è che lui è la Torah camminante, vivente, incarnata, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Quindi è soprattutto la sua persona.
e lui disse loro. Ed erano stupiti. Ecco, qua è interessante, perché quando io posso dire, perché tante volte io per primo mi chiedo, ma Don Davide, ma tu sei sicuro che il Signore ti ha parlato o ti stai troppo suggestionando? Quando il Signore possiamo dire che ci ha parlato veramente? Io penso che uno dei segni grandi sia proprio che deve capitarci prima o poi, anche se è una vita che veniamo in chiesa, facciamo le catechiste, facciamo i preti e Gaspare che fa mille cose, anche se è così, ma deve accadere ogni tanto che rimani a bocca aperta e dici, ah, ma non pensavo fosse così, ah, ma io non ho mai immaginato che questo mi stesse dicendo il Signore. Lo stupore è la scoperta, e quello stupore, appunto, siccome Gesù è innanzitutto una persona, il suo insegnamento è lui, questo ci succede nelle amicizie autentiche, nei rapporti di amore autentici, quando tu a un certo punto, dopo che hai una vita che sei insieme a quell'uomo, a quella donna, o a quell'amico, o a quell'amica, dici, ah, ma caspita, ma non sapevo di te queste cose, ma non avevo mai capito di te queste cose. Ecco perché la speranza che un matrimonio duri tutta la vita, quando si riesce, è difficilissima, che duri tutta la vita, ma quando si riesce, perché la speranza è grande? Perché c'è un'abbondanza, noi siamo mistero, abbondante, noi siamo enormi, siamo pieni di cose. Sapete che la psicologia e la psicoanalisi dicono che un uomo di 40 anni, un uomo, una donna, dico un umano, 40 anni, ha una, statisticamente, una conoscenza di sé da 1 a 9, cioè se tu sei 9 conosci 1, ma non perché siamo stupidi, perché siamo abbondanti. Figuriamoci gli altri, ma quanto c'è da scoprire di Gesù, di me, dell'altro. E questo c'entra con quello che dice subito dopo, ed erano stupiti dei suoi insegnamenti, e infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scrivi. In greco c'è scritto autorità, c'è scritto con potenza. Che cosa vuol dire questa cosa? Non è, infatti insegnava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. E vuol dire quello che dicevo un attimo fa, che questa parola di Gesù toccava il cuore e la vita delle persone. Questo è il segno grande. Quando la parola tocca la vita e scoprendo qualcosa che ti stupisce di nuovo, che ti lascia bocca aperta di lui, capisci qualcosa di te e degli altri. Questa è la potenza che viene dalla parola. È interessante che in ebraico davar, parola, vuol dire anche fatto, avvenimento. Questa è una parola che fa avvenire te stesso, ti fa venire veramente alla vita. Quando si dice vita e morte, non si tratta solo della vita per sempre, si tratta che adesso tu entri nella vita. È una parola che tocca la vita, che entra veramente nella vita. E questa, vedete, è la prima parte che poi dopo si riprende qui, secondo quel metodo. Tutti furono presi da timore, quindi stupore, ma anche timore, perché adesso lo vedremo con quello che c'è in mezzo, la parola. È una parola anche che è scomoda, che spaventa, perché prendere contatto con lui, prendere contatto con sé e con gli altri, ci scuote, ci inquieta. Ma qua si dice, tanto che si chiedevano a vicenda, che mai questo è un insegnamento nuovo dato con autorità. Vedete come si richiamano? Tra queste due, questa apertura e questa chiusura, in mezzo cosa succede? Nella sinagoga, e non mi sono fermato sulla sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Fermiamoci un attimo su questa cosa. Qui, anche qui avrei bisogno di tempo, ma stasera ne sto prendendo tanto, ma non preoccupatevi che alle 9 andiamo a casa a mangiare, tranquilli, sereni, che alle 9 concludiamo. Eventualmente poi dopo magari taglio altre cose.
Ma qua è interessante perché io so che chi di voi ha letto il Vangelo in tante occasioni si è chiesto: ma cos'è questa storia degli spiriti impuri? E qui dobbiamo anche calarci un po' nell'epoca, nel tempo. Vedete com'è importante anche la terra, la geografia, ma anche la storia. Ci serve, perché questa è una serie televisiva scritta per fratelli e sorelle di 20 secoli fa. E all'epoca la domanda che oggi noi ci poniamo non se la ponevano perché? Perché era normale, tant'è vero che noi non sappiamo bene che cosa siano concretamente questi spiriti. Se voi andate a leggere gli studiosi, quelli che hanno studiato la Bibbia, che studiano ancora la Bibbia, i teologi, tutto, mille ipotesi. Ah, era uno epilettico, quell'altro dice, cioè, ovviamente noi con la nostra mentalità scientifica ci viene la domanda, illuminista, la domanda, ma cos'è? All'epoca il mondo era pacifico questa cosa, che il mondo fosse popolato da presenze umane e presenza extraumane. Che erano Dio per gli ebrei o le divinità, ma anche da spiriti. Questo lo troviamo anche nelle religioni antichissime, ancora presenti in alcune parti del mondo, l'animismo. Guardate che le tracce, i segni ce le abbiamo ancora noi, qua a Napoli, no, i cornetti che mettiamo, no, per tenere gli spiriti, cioè queste sono strascichi che ci portiamo, nonostante tutto queste cose, guardate come erano forti, ci sono cose molto interessanti e intelligenti. Perché è vero che c'è tutto un mondo che non vedi ma che senti, non è che sia una cavolata questa, non è che dobbiamo dire ma come erano sciocchi una volta. Loro erano immersi tranquillamente in questa idea che ci fosse un mondo e un extramondo, diciamo così, con tutta appunto la questione di spiriti buoni, non buoni, era normale tutto ciò. Faceva parte della vita, era accettato, non c'era nessuno che non pensasse o non sentisse così. Ma qui infatti la cosa che è interessante per noi, senza bisogno che, perché ripeto, noi non lo sappiamo bene, però che cosa sappiamo? Sappiamo che quest'uomo è posseduto da uno spirito impuro, cioè c'è qualcosa che non dipende da me, questo lo possiamo dire. Infatti il titolo è Liberaci dal male. In questa giornata, questo insegnamento che cosa fa? Fa venire fuori un male che per adesso, poi vedremo la prossima volta quello che dipende da noi, c'è qualcosa che ti, e ditemi se non è vera questa cosa, al di là di quello che concretamente potesse veramente voler dire questa questione dello spirito impuro, c'è qualcosa che minaccia la tua vita, che senti che c'è un male che ti possiede, inspiegabilmente ti possiede e non dipende neanche da te. C'è un male che ci pervade. E ci sono diverse applicazioni su questa cosa. Perché uno degli effetti di questa parola che tocca la vita, che viene a tirar fuori l'abbondanza di quello che sei, ma tira fuori anche quel male che anche quello non vedevi, perché quando stai insieme a uno tutta la vita, soprattutto ti accorgi che vengono fuori delle cose, no? Una delle frasi veramente, io non sono sposato quindi dovrei stare zitto, ma una delle frasi che sbagliate, voi amici e amiche che siete, avete la gioia di essere ancora sposati, di farcela ancora resistere dentro questa eroica impresa, è Don Davide. Luigi, non è a caso, di fantasia, non è l'uomo che ho sposato. No, è sbagliato, non è vero, è lui, è Luigi. È che tu stai scoprendo delle cose di Luigi che non avevi ancora viste, forse neanche lui. Anzi, forse tu le stai vedendo e lui non le vede ancora, perché noi uomini sapete che siamo uno stadio precedente di evoluzione rispetto alla donna. Quindi, cioè, non è che veramente la parola del Signore tira fuori, fa venire fuori. E questo è interessante perché questo male, il Vangelo lo personifica e conosce bene, lui si comincia a gridare. E purtroppo il mondo è sempre stato pieno del male che grida.
e anche adesso grida. Abbiamo trasmissioni televisive dove tutti gridano, il male che grida. Anche qui non c'è tempo, ma quanto potremmo fermarci su questo? Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so che tu sei il santo di Dio. Il male si sente minacciato. Qua Marco ci sta annunciando, riportandoci questo racconto, che in queste giornate di Gesù, giornata, in questa presenza incarnata dell'insegnamento vivente, camminante, è la rovina del male. Il Vangelo è bella notizia, ma per il male è una cattiva notizia. Tu sei il santo di Dio. E Gesù, vedete, all'uomo che grida, Gesù c'è. Una parola ordinò, dice che grida Gesù. Gesù non grida qui. Ordinò severamente, taci. Esci da lui, cioè questa parola fa tacere la parola del Padre. Taci. Perché se ascolti la mia melodia, ecco la fecondità, ecco la vita che viene, ecco perché è una questione di vita o di morte. Signore, viene ancora oggi, anche stasera, per far tacere quel male che grida e si possa ascoltare la dolcezza della sua parola. E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Qua, anche qua mi dovrei fermare solo stasera solo su questo, perché straziandolo e gridando forte uscì da lui. Strappare il male dalla nostra vita è qualcosa di doloroso, di doloroso. E guardate che ci sono tanti modi con cui il Signore viene a toglierci il male, con la sua parola. Nella comunità, nel confronto tra di noi. E quanti di noi, quante volte io per primo, ma anche noi, forse abbiamo fatto esperienza personalmente con gli altri, noi stessi da questa cosa però fuggiamo, perché abbiamo paura, vedete il timore, noi abbiamo paura di toccare il vuoto, il male. Adesso dico una cosa osè, arda, caspita, qua bisognerebbe bloccare la diretta. Perché io so che alcuni di voi ce l'hanno a morte con psicologi, psicanalisti, dicono che questa cosa, ci sono alcuni che dicono che addirittura è opera del demonio. E invece questa è la cosa arda che dico, so che sarate peggio, quindi vi deludo sull'osè di quello che sto dicendo. Guardate che invece la psicologia e la psicanalisi sono il dono di Dio. Sono il dono di Dio, certo, dipende da chi vai. Dipende dalla capacità che ha questa persona, dalla sintonia. Ma soprattutto perché anche quello è un modo per aiutarti a stanare quello che c'è in te. Poi non basta quello, perché poi è la parola del Signore che ti dice, perché una volta che hai capito chi sei, sei solo all'inizio, ma è un grande inizio. E dopo la parola ti dice questo chi sei, dove, su quale strada è chiamata per me. Ma è un buono, se fatta bene, perché? Perché ti aiuta, perché non è solo questo, ma anche questo. Non credete a quelli che dicono che è il demonio, non è vero, è un dono. La scienza è un dono. E la scienza che aiuta a capire chi sei è un dono. So che qualcuno di voi non sarà d'accordo, magari perché ha fatto una cattiva esperienza e mi dispiace, perché purtroppo è così. Tante volte qualcuno ha fatto cattiva esperienza, ma quando è fatta bene? E ve lo posso assicurare, anche questo aiuta. E sapete perché ho fatto questa digressione arda? Perché lì si vede tantissimo questa cosa qua, straziando e gridando forte uscire da lui, perché tante persone non vogliono guarire, perché spaventa, è liberante, ma c'è chi si lascia liberare. Freud, interessantissimo, a un certo punto si interrogò perché si accorse che alcuni suoi pazienti, che secondo lui erano in uscita, non volevano,
e si è chiesto: ma come mai, se tutti cerchiamo la vita e cerchiamo la morte, scriveva il dottor Freud, come mai se non vogliono guarire? E allora scrisse quella cosa geniale che si chiama le pulsioni di morte, cioè noi abbiamo le pulsioni per vivere, ma tante volte noi, spaventati, presi dalla paura, facciamo delle scelte che invece di farci vivere ci fanno tornare indietro. Perché questa è un'operazione importantissima, ma che straziando e gridando forte esce. È una cosa serissima questa. E tutto contribuisce. Ci sono tante doni e occasioni che il Signore ci sta facendo, ripeto, in primis la sua parola, nella comunità, ma poi ci sono appunto le scienze psicologiche che, se usate bene, sono un grande dono e aiutano. Ma io devo lasciare liberare, anche perché, e anche questo, per questo ho citato anche la psicanalisi e la psicologia, perché ci sono a volte dei mali che non dipendono da me. Io sono così anche perché sono dentro certe cose, ma non l'ho scelto io. Però diventare adulti vuol dire o passi tutta la vita a maledire la tua famiglia, i tuoi genitori perché hanno fatto certe cose, o forse a un certo punto prendi in mano la tua vita, o lasci che il Signore, la comunità, le persone che ti vogliono bene ti aiutino a stupirti della bellezza che c'è in te. Passaggio d'oro. Affermò: la sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Tenete in mente che la fama si diffuse, perché oggi noi vedremo Gesù che continuamente esce tra gli applausi, mentre la prossima volta, piccolo spoiler, succede qualcosa, ma questa la prossima volta lo vediamo. Ma la sua fama si diffuse. Liberaci dal male, ma per il bene. Qua c'è una cosa che conosciamo molto meglio degli spiriti impuri, che capiamo di più, che è la malattia. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Quindi, se facciamo l'elenco della giornata tipo di Gesù, insegnava, questa parola libera dal male, compie degli esorcismi. E poi qui c'è qualcosa sulla quale tutti noi siamo sensibili, perché forse ci sta succedendo, c'è successo o sta succedendo al nostro caro, che è la malattia. E avremo modo di vedere come Gesù, così questi incontri ci aiutano anche, sempre che ce ne sia ancora bisogno, a decostruire alcune idee che abbiamo che non sono evangeliche del volto di Gesù e quindi del Padre. Perché la malattia non è prevista nel disegno di Dio. Quando ti dicono questa malattia l'ha mandata Dio, questa è una bestemmia. Le vere bestemmie sono queste. Perché Dio non manda malattia. E nel Vangelo è chiaro che Gesù ha repulsione nei confronti dell'uomo che soffre. E voi mi direte, ma allora perché c'è? Dobbiamo accettare che ci sono delle cose di cui non sappiamo il senso. Romano Guardini, un grande teologo del secolo scorso, diceva: quando andrò davanti al Padre, cito spesso questa cosa perché è molto interessante, davanti a Dio, lui mi farà le domande sulla mia vita e io dovrò rispondere. Ma quando ha finito lui, comincio io. Perché ho un elenco di domande da fare. Chissà quante ne abbiamo ciascuno di noi. Ma Gesù
quando è davanti alla tomba di Lazzaro e c'è l'amico che è stato malato e poi è morto, qui c'è proprio il Vangelo, un gesto di stizza. Non fa parte, non è parte del disegno di Dio. Dio è solo bene. Dio è solo bene. E qui abbiamo la suocera di Simone che era a letto con la febbre e subito gli parlano di lei, perché il male, ma anche la malattia, sono due cose parenti ma diverse, sono quelle situazioni per cui non ti alzi o non vorresti alzarti la mattina. Quando parliamo che Gesù, che ascoltiamo la parola per la vita, perché noi ci sono, noi siamo al mondo, ma tante volte viviamo come se fossimo già morti. E io ne conosco di persone che mi dicono: io sogno di addormentarmi stanotte e di non svegliarmi domani. Io tremo al pensiero che passi la notte e domani mattina mi devo alzare ancora. Forse anche voi l'avete detta questa cosa, o l'avete sentita, o un vostro caro ve la sta dicendo. A lei, con la febbre, e subito gli parlano di lei. Vedete che sono quattro, dice Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. E qui guardate il modo con cui possiamo vedere, scrivere, leggere il Vangelo. Egli si avvicinò. Vedete che c'è una progressione, l'ho messo in scala e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella vi serviva. All'epoca, nell'antichità, erano tanti guaritori. Guardate che ci sono, nella lettura greca, nella letteratura romana, i racconti di tanti che facevano guarigioni. Gesù era uno dei tanti. Ma se voi leggete i racconti di quelle guarigioni, i racconti delle guarigioni dei Vangeli, che oggi noi ci stupiscono, ora ci sono quelli che dicono, no? Ah, ma figurati se Gesù faceva il miracolo, era solo un segno. C'è anche la dimensione importante del segno, ma ne parleremo. Ma guardate che era normale, erano tanti guaritori, ma se voi leggete quelli della letteratura greca e romana, sono tutti racconti che esaltavano le capacità del guaritore. I miracoli raccontati nei Vangeli sono tutti miracoli dove al centro c'è il malato, la persona. E dove si sottolinea, ecco perché ve l'ho messo così, la delicatezza e la dolcezza con cui Gesù si avvicina agli ammalati, si avvicinò, la fece alzare, prendendola per mano. Gli ammalati non si toccavano, rendevano impuri. La febbre la lasciò ed ella vi serviva. Attenzione su due cose, qua sarebbero tante ma vado veloce. La fece alzare, vi ho messo Marco 1,31, che siamo qui, il verbo è egeiren, ma se leggiamo Marco 16,6, ma egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, è risorto, egerte, è lo stesso verbo della risurrezione, che al capitolo 16, qua non penso di spoilerare perché tutti sapete che poi il Vangelo viene racconta che Gesù è morto e risorto, egeire, egerte. Vedete che è la stessa parola declinata in maniera diversa perché è diverso il tempo verbale. La fece alzare. La fece alzare. Cioè, Gesù viene a darci la voglia di alzarci e camminare nella scoperta, facendo uscire il male che c'è in noi, nella scoperta del bene che c'è in noi, perché anche noi, presi per mano da lui, siamo liberati dal male per il bene. Cosa fa subito? Li serviva. Il servo, figlio servo, viene per aprirci al bene dei servizi, dell'essere servi. Dovremo capire cosa significa essere servi in tutto quello che ancora ascolteremo. Insegna, libera dal male per il bene. Al mattino
venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando era ancora buio, e uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e dissero: «Tutti ti cercano!» E gli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. E arriviamo alla sera, quindi, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, quindi vedete che Gesù non si ferma neanche la sera, ancora fa le stesse cose, li portavano gli ammalati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, si stava davanti alla porta per tanti motivi che magari diremo, adesso non c'è tempo. Guarì molti che erano affetti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Su questo ci dovremmo tornare, sul fatto che Gesù non vuole che dicano chi è, ma su questo dovremmo fermarci, adesso non c'è tempo. È interessante perché qui viene il buio. Nella notte, nel buio, Gesù, fino adesso abbiamo solo sentito che Gesù ha guarito, ha scacciato un indemoniato e ha guarito la suocera. Alla sera molti, ci sono molti da guarire, molti che vanno liberati, ci siamo tutti noi. E quando viene la sera è il buio che ci schiaccia, il buio in cui siamo avvolti. Ma ci succede una cosa, l'ho messo in mezzo. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio, è uscito, si ritirò in un luogo deserto e l'ha pregato. Quindi insegnava, scacciava i demoni, guariva dalle malattie, stava con i discepoli, perché sta con loro, ma poi pregava. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Perché Gesù prega al mattino presto dopo una giornata così densa e impegnativa fino alla sera tardi? Perché prega? Anche qui nel Vangelo di Luca poi è chiarissimo, ma anche qui Gesù non prega perché ci dice che dobbiamo pregare. Gesù prega perché è in contatto col Padre, ha bisogno di capire dal Padre qual è la strada. Tant'è vero che nel Vangelo di Luca è chiarissimo. Tutte le volte che Luca dice che Gesù passava una notte a pregare, il giorno dopo fa qualcosa, dà una svolta. Gesù ha bisogno di stare con il Padre, perché il Padre, vedete come lui prega perché ha bisogno come noi di ascoltare il Padre, che anche a lui dica qual è la sua vita. Gesù ha preso coscienza nei suoi giorni della sua vocazione, della sua identità, anche perché ogni giorno c'erano delle prove, c'erano delle cose da capire. E qua l'ho messo in evidenza, uscito, vi ricordate la dinamica dell'esodo, del fatto che il Vangelo di Marco ci presenta Gesù come colui che viene a portarci finalmente totalmente fuori dall'Egitto. E nel deserto, vedete, uscito nel deserto col Padre, pregava, cioè era in relazione col Padre per portarci fuori tutti, perché prima Gaspare ha letto dalla Bibbia: per questo sono venuto, ma in realtà la traduzione giusta è la stessa parola. Per questo infatti sono uscito. Che cos'è che ha chiesto Gesù al Padre? Quando Gesù sta a pregare è perché è in crisi. Qual era la crisi di Gesù? Lo capiamo dal giorno dopo. Ma Simone, quelli che erano con lui, si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. E ho messo questo titolo perché tutti cercano Gesù.
anche tuo figlio, tuo marito, tua moglie, il tuo amico, il tuo collega che bestemmia Dio, che ti dice che sei stupido, stupida perché vai in chiesa, perché sei in chiesa. Loro non lo sanno, ma tu lo devi sapere che anche loro cercano Gesù. Ma qual è la crisi di Gesù? È che Gesù si trova un uomo con davanti decine, centinaia di persone davanti, col dentro. Non ci sta dentro. Tant'è vero che quando Gesù muore, la maggior parte degli ammalati sono rimasti malati. La maggior parte degli indemoniati sono rimasti indemoniati. Molti di noi forse non riusciranno proprio a tirar fuori quel male che c'è dentro. E tutte le volte che abbiamo pregato per la guarigione di qualcuno, su 100, 98 non è guarito. E allora come la mettiamo? Ecco, Gesù va in crisi. E cosa deve fare? Tutti lo cercano, perché scusate un attimo, ma se domani fuori grotta venisse uno che guarisce gli ammalati, chi tira via il male? Ma lo cercheremo tutti. Cosa fa Gesù? Andiamoci in altrove, nei villaggi vicini, perché io predico anche là. Per questo infatti sono uscito. Gesù deve arrivare a tutti, ma pian pianino sta capendo qual è la sua vera missione, perché anche lui si accorge che non potrà liberare tutti gli ammalati, non potrà liberare tutti gli ammalati. Madre Teresa di Calcutta, che non è seconda a nessuno sulla carità e l'aiuto ai poveri, agli ultimi, campionessa del mondo, è la Maradona della carità, la provocava, diceva sì, ma te stai aiutando migliaia, milioni di persone bellissime, ma ce ne sono altri miliardi che non aiuterai mai, e anche dopo di te. E non vi dico come rispondeva Madre Teresa, ne parleremo le prossime volte, perché Madre Teresa, perché Gesù ha chiesto al Padre. Ma qual è la strada? Gesù stava male di fronte, come noi che facciamo la Caritas e ci arrivano frotte di persone e ci accorgiamo, non sappiamo come fare, o chi si occupa dei bambini a catechismo, io avevo l'oratorio e avevo adolescenti e c'erano, e mi ricordo quegli educatori, diciamo, ma caspita, ma c'è chi fa l'azione cattolica, ci sono i movimenti, ma vedevi questi ragazzi che avevano un bisogno pazzesco, uno a uno li dovevi prendere, dovevi stare le giornate con loro. Ti sentivi impotente e dicevi, cosa posso fare? Ma mi schiaccia sta cosa. E alla Caritas arrivano, e io quando facevo la formazione alla Caritas, che avevo un parrocchio con il loro parroco, dicevo, vivremo sempre la sproporzione tra i bisogni che ci verranno incontro e l'effettiva possibilità che abbiamo le dita. E allora qual è la risposta? Lasciamoli queste cose. Gesù va dall'altra parte e andò per tutta la Galilea predicando nelle sinagoghe e scacciando i demoni. Questo è un piccolo sommario. L'ultimo brano di stasera, abbiamo 5 minuti. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito e gli disse: guarda, non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto
tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Mancano 3 minuti, non riusciamo a commentare l'ultima parte di questo testo. Ho messo come titolo Lo voglio. Incontra, andando da un'altra parte, incontra un lebroso. Se vuoi puoi purificarmi. Anche qua nel tempo verso la progressione, ne ebbe compassione, tese la mano ancora una volta e ancora di più il lebroso arrivò, lo toccò. Perché la carne di Gesù che tocca la nostra carne, e gli disse: lo voglio, sii purificato. Quello che dicevo prima, la domanda che abbiamo lasciato a sospeso, la crisi di Gesù, una risposta è in questo come testimonianza per loro. Vai dai sacerdoti, questo lo prevedeva il libro del Levitico. Se leggete il Vangelo di Marco, sulla Bibbia c'è di fianco, c'è la citazione del Levitico, che il lebroso doveva dire, andava in giro dicendo impuro, impuro, immondo, immondo, perché non poteva avvicinarsi. Perché va da Gesù se invece il Levitico diceva che doveva andare in giro dicendo immondo, immondo, perché gli altri stessero lontani? In alcuni film del Medioevo vi ricordate i lebrosi con le campanelle perché si sentisse la loro presenza. Invece va da Gesù ci va, perché forse ha visto e ha sentito in quell'uomo qualcosa di nuovo, e li manda dei sacerdoti come testimonianza per loro. La prossima volta riprenderemo un po' queste cose, ma quello che ha trovato è troppo grande. Si allontanò e si mise a proclamare, disobbedendo Gesù, e a divulgare fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori. Non è il leproso che rimane fuori, il leproso va dentro, rimane fuori lui, in luoghi deserti, e venivano da ogni parte. Questa è la giornata di Gesù. E la prossima volta vedremo che a un certo punto succede qualcosa. Succede qualcosa che cambia tutto. Al capitolo 2, se volete cominciare a leggere, comunque c'è l'elenco dei brani. C'è qualcosa che sconvolge la vita di Gesù, la vita dei discepoli. C'è qualcosa che succede, c'è una svolta. Fino a qui, fino a quello che ascolteremo la prossima volta, è passato 1 anno e mezzo, 2 anni. Se è vero che Gesù è stato in ballo 3-4 anni, questo è un po' stato, si è provato un po' a provare a vedere per quanto tempo. Ma siamo dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, a un certo punto c'è una svolta, c'è un cambiamento. E vedremo la prossima volta. In queste settimane lasciamo risuonare questa parola, sapendo che il Signore viene, vuole, perché tutti lo cercano, perché tutti lo cerchiamo, vuole liberarci dal male per il bene. Ma soprattutto la prossima volta vedremo che dobbiamo lasciare che Lui ci liberi, sia da quel male che non dipende da noi, ma la prossima volta vedremo soprattutto da quel male che dipende da noi. Non abbiamo tempo per la condivisione, però potremmo qualche volta, se volete, lo dicevamo all'inizio, creare anche nelle singole parrocchie o anche così qualche gruppetto ogni tanto, anche una volta al mese, un mese e mezzo, se volete, per chiacchierare insieme e condividere quello che la parola ci suggerisce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dillo tu, Gaspare, dillo tu, dillo tu.
Da domani sulla pagina di 3 minuti di parola troverete dei link su cui cliccare di tutte e tre le catechesi che abbiamo fatto, per cui ci potete cliccare sopra, andrete direttamente su una pagina di YouTube che abbiamo creato apposta, quindi troverete anche questa e le due precedenti. Questa la trovate anche su 3 minuti di parola perché è andata in diretta. Bene, buona serata e alla prossima.